come mi ha introdotto Alain, mi chiamo Andrea Mangiatordi, sono stato e sono tuttora in realtà un socio del BG Lug, di questa associazione che organizza questo evento. Ho avuto qualche settimana fa l'onore di diventare socio onorario perché da un po' di anni non riesco più a presenziare gli incontri del BG Lug che, come credo vi abbia già detto, sono ogni settimana proprio qui al Polaresco. Per un motivo molto semplice, mi sono trasferito in provincia di Lecco, dove abito con mia moglie, dove ho un bambino che cresce e dove quindi per questioni, diciamo, personali non riuscivo più a rimanere in stretto contatto con l'associazione qui, abitando a una quarantina di chilometri di distanza. Sono qua oggi per un paio di motivi. Primo è che non mi sono mai in realtà staccato del tutto dall'associazione, continuo a partecipare a distanza attraverso la mailing list, eccetera. Il secondo motivo è che ho a mia volta lì dove sono, nel mio territorio, fondato una nuova associazione modellata proprio sul modello del BG Lug e sul modello in generale di tutti i Lug, cioè di tutti i gruppi utenti Linux che potete trovare in giro per l'Italia. Dirò due cose su questo più avanti. Vabbè, chi sono io anzitutto? Oltre che socio del BG Lug, ex direttivo BG Lug, nel senso che ho ricoperto per un paio di mandati delle cariche nel direttivo, di lavoro faccio il ricercatore precario all'Università di Milano Bicocca, mi occupo del rapporto molto interessante, molto delicato che c'è tra tecnologie e qualità della vita per persone che hanno una disabilità, prevalentemente disabilità motorie. Quindi lavoro nella ricerca, faccio abitualmente formazione, soprattutto insegnanti, ma anche in realtà varie altre categorie. E prima però di fare questo lavoro qua facevo lo sviluppatore web designer e continuo a farlo, almeno in parte per motivi di ricerca, nel senso che sviluppo software web based in quella direzione lì, quindi verso l'accessibilità per persone che hanno una disabilità e altre cose del genere. Socio onorario del BG Lug, l'ho già detto. Nel frattempo, dal 1 gennaio 2015 ho fondato l'associazione BrigX, che è un Lug. Se adesso andate sul sito brigx.it che ho messo qua, trovate una paginetta bianca molto scrausa con scritto che il sito è in costruzione perché non abbiamo ancora iniziato i veri lavori di costruzione del sito. Però lì già trovate, se qualcuno di voi abita dalle parti dell'Adda, diciamo, ed è più comodo ad andare verso la Brianza che a venire di qua, sappiate che noi ci troviamo a Bernareggio, un martedì sì, un martedì no, e di fatto cerchiamo di riproporre lo stesso tipo di attività che ci sono qui, anche se per ora siamo un'associazione più piccola. Non abbiamo ancora organizzato un Linux Day nostro, ma ci lavoreremo nei prossimi anni. E abbiamo una mailing list dove ci si può iscrivere liberamente, si possono trovare informazioni, contatti, eccetera. Ok, tornando alle slide, di cosa vi parlo oggi? Era nel titolo principale, che all'inizio era più lungo, poi ho visto che è stato tagliato nel programma, l'ho tagliato anch'io che mi piace di più. Sincronizzare e condividere con OnCloud. Cos'è sta roba? Allora, vi parlerò di OnCloud, che è un software open, web-based, cioè è un software che si installa tipicamente su un server, poi vi spiegherò in dettaglio l'architettura, che serve per mettere su il vostro servizio personale di cloud storage, cioè di archiviazione di documenti nel cloud. Quanti di voi usano Dropbox? Un bel po', bene, bravi. Quanti di voi usano Google Drive? Qualcun altro. Quanti di voi usano OnCloud? Uno? Grande. Dopo oggi molti di più. Vi cercherò di raccontare quali sono i vantaggi offerti da questo sistema, cioè perché dovrei prendermi la briga di installarmi il mio cloud personale, cosa mi serve per metterlo in piedi come materiale o come risorse anche non fisiche, come si usa più o meno da browser e da client, quindi cosa ci posso fare, parlerò un po' dell'installazione della versione server in particolare, perché il client è una normale applicazione che mi installo, vi farò vedere un po' le opzioni che ci sono se volete tirar su il vostro server. Allora, a cosa serve un sistema del genere? Partiamo da un caso di vita vissuta. Ci siamo trovati un po' tutti in una situazione del genere. Devo lavorare insieme ad un'altra persona su un documento, no? Quest'altra persona ha
all'una di notte del giorno prima di quando lo dobbiamo consegnare, ci dice: ah, ti ho spedito il file, si chiama documento ultima versione, ma proprio ultima, giuro, .docx. E io ci ho messo gli underscore, ma di solito ci sono dei caratteri molto meno standard in mezzo. E noi gli rispondiamo, no? Facciamo le nostre modifiche sul file e per sicurezza, per non confondere le versioni, come lo chiamiamo? Ultima, documento ultima versione, ma proprio ultima, giuro, V2. O cose, o revisionato Andrea, cose del genere. Vi è successo di entrare in questo tunnel? O addirittura che vi capitasse ancora peggio, cioè che mentre voi lo modificate, fate la vostra V2, l'altra persona che sta collaborando con voi vi dice: no, ma io nel frattempo avrei cambiato un'altra cosa, quel cambio lì ovviamente non è integrato nel vostro documento. Allora lì parte la disperazione più profonda. Altro scenario, altra cosa che capita spesso, cioè che almeno a me è capitato su alcune persone che seguo: accidentalmente cancello o danneggio un file perché succede qualcosa al mio computer, perché il gatto ci cammina sopra, perché ci rovescio sopra una tazza di caffè, l'hard disk se ne va, perché c'è un errore nell'applicazione che sto usando per manipolare un certo file, il file diventa di colpo illeggibile, inutilizzabile. Tutti i casi che possono succedere, cose che possono succedere tutti i giorni, e la possibilità che abbiamo per andare incontro a questa cosa qui è, come gli informatici dicono da sempre, fare backup, backup, backup. Solo che fare backup è un'azione molto noiosa, no? Chi di voi ha un backup totale di tutto il contenuto del suo computer? Costantemente aggiornato? Io vedo già un po' di mani. Su costantemente aggiornato ci sono passate 2 mani su 3. Però, diciamo, qualcuno ce l'ha, ma la maggior parte delle persone non si preoccupa, perché dice: ma sì, ma cosa mi può mai succedere? Le cose sono lì, sono state lì per anni. Eppure i problemi con i file succedono. Quando adotto una soluzione di cloud storage, quindi quando mi affido al cloud, che cosa succede? C'è un cloud, cioè delle nuvole. Che cosa sono queste nuvole? Voi che siete, credo, qui dentro tutti con una formazione informatica, con un interesse per l'informatica, dovreste sapere che nel cloud tipicamente ci sono dei computer, delle macchine, dei server che hanno dei processi che possono entrare in azione quando ce n'è bisogno o rimanere spenti quando non ce n'è così tanto bisogno, per offrire una continuità di un servizio, no? È una versione, diciamo, evoluta, per dirlo in termini poveri, di quello che tradizionalmente si chiama hosting. Ho delle macchine remote che fanno cose, che hanno tanta potenza di calcolo, tanto spazio di storage, e su queste macchine, dal mio client o da più client che magari ho a casa, a scuola, al lavoro, eccetera, eccetera, mando dei dati e li ricevo automaticamente, sincronizzando i file tra più dispositivi che mi appartengono. Oppure, in alcuni casi, chi di voi usa Dropbox probabilmente ha provato a farlo, o un altro servizio simile, posso condividere addirittura una cartella con un'altra persona, quello che metto lì dentro viene prima di tutto copiato sul server e dal server viene automaticamente di nuovo copiato sul computer dell'altra persona. Ok? Sì, ho detto automaticamente, non automaticamente. Questo ovviamente succede indipendentemente dal tipo di dispositivo che usiamo. Ovviamente passare da un computer classe desktop a un computer laptop che comunque è classe desktop non cambia nulla, perché è il sistema operativo che ci faccio girare uguale. Ma queste cose qui, sempre se usate già uno di questi sistemi, sapete, le possiamo usare su tablet, su smartphone, su varie cose, no? Con client che funzionano ciascuno un po' a modo proprio, nel senso che mentre sul desktop tendenzialmente ho la sincronizzazione di tutti i file, vengono copiati e ricopiati perché si presuppone che io abbia una connessione permanente o comunque che indipendentemente dalla quantità di dati che passano non mi costa di più o di meno. Sul mobile di solito le applicazioni che si interfacciano con questi sistemi mi danno la lista dei file che ho e mi permettono di scaricare semplicemente quello che mi serve per risparmiare banda, soprattutto se uso un traffico dati di una compagnia telefonica. Insomma, un cloud che cosa fa? Mi dà una soluzione ai problemi che abbiamo visto, quindi quello dello scambio dei file, della collaborazione, del gatto che mi sale sul computer, eccetera, eccetera, e me la offre in modo libero. È equivalente, qua ho messo le icone di 3 dei principali sistemi di sto tipo, ma potevo metterne 15 di icone, perché oggigiorno va abbastanza di moda questo tipo di soluzione, perché è molto comoda. È un'alternativa a Dropbox, Google Drive, Box.net, iCloud, OneDrive, queste robe qui.
ho un sito che è oncloud.org dove trovo tutto quanto, come spesso succede per progetti open che hanno anche un'anima, diciamo, commerciale, nel senso che chi produce un cloud vende anche dei servizi di cloud storage. C'è una versione .com del sito dove potete, per esempio, utilizzarlo esattamente come Dropbox, cioè senza dover installare niente potete andare sul loro sito, iscrivervi o vedere quali sono dei server dove vi potete appoggiare per mettere il vostro storage. Se no, da oncloud.org, che ho linkato qua, che vi faccio rapidamente vedere, abbiamo tutto quello che ci serve per partire e mettere su il nostro server personale. Quali sono, diciamo, i vantaggi? Vedete, qui ho riproposto lo stesso disegno di prima con un cloud al posto dei cloud normali. Cioè lui va a sostituire quello che è il cloud che normalmente è in mano ad una società esterna, per esempio Dropbox, che è una società a tutti gli effetti, un'azienda, che ci dà spazio sui suoi server, non ce lo fa pagare fino a un certo punto. Se vogliamo espandere lo spazio dobbiamo invitare altre persone o partecipare a programmi speciali o pagare. Per i miei vari client ho delle applicazioni che mi posso installare per fare la sincronizzazione dei file. Sui sistemi di classe desktop con sistema operativo Windows, Mac o Linux ho dei client free che posso installarmi, che quindi mi creano una cartella sul mio sistema dove appariranno i file che ho messo sul cloud, o dove se metto un file questo viene copiato sul cloud. Nel caso di iOS e Android ci sono due client ufficiali, uno per ogni piattaforma, che costano la bellezza di 99 centesimi nel caso di iOS e 98 centesimi nel caso di Android, quindi diciamo ragionevoli, servono per sostenere la parte open del progetto, il fatto che sia tutto free, e non so quanto riescano a sostenersi con sta roba qui, sicuramente hanno un altro metodo per accumulare denaro. E c'è anche in realtà per Android, se lo volete provare, un'applicazione, anzi più di un'applicazione totalmente free, che potete installare se avete un telefono Android e che funziona benissimo con un cloud anche installato in casa vostra. Pro e contro di usare un approccio del genere. Allora, vantaggi e svantaggi. Partiamo dai vantaggi. Primo indiscusso è la privacy. I vostri dati stanno soltanto in casa vostra o sulla struttura dove avete installato le cose, a cui avete accesso voi e soltanto le persone che volete voi. È un metodo per uscire dal controllo di un'azienda che adesso mi dà un servizio gratis e mi dà anche delle caramelle per convincermi che è buono, e che però un domani potrebbe cambiare le sue policy, potrebbe ridurmi lo spazio, potrebbe fare cose con i miei file che io non so. Senza diventare paranoici, comunque ci sono dei casi. Non si sente bene in fondo, ma ho visto che l'audio era terribile. Cosa? Proviamo sicuramente a chiudere la porta. Grazie. E secondariamente, non so, devo urlare un po' di più io? Sbraito? Così mi sentite? Bene! Forza! Allora, dicevo, privacy. Prima questione di vantaggio. Chiaro? Tutto sta in casa mia, posso fare tutte le porcate che voglio con i miei file, posso metterci file che ho scaricato da canali assolutamente abusivi e nessuno mi dirà niente. Vabbè, questo magari non è il primo vantaggio che mi viene in mente, però rientra. Alta espandibilità. Se con Dropbox avete 2 giga di spazio, volete arrivare a 3, c'è da sudare. Ma non tanto, però dovete ingegnarvi, trovare gente che non ce l'ha ancora, eccetera. Con Drive avete già un po' più di spazio, ma anche lì se volete aumentare o pagate o non ci sono grandi alternative. Qua se volete un tera, comprate un hard disk da un tera e lo mettete dentro. Vi costa l'acquisto dell'hard disk, ma avete un tera di spazio. Avere un tera su Dropbox costa 100 euro l'anno. In un anno avete già ripagato l'hard disk. 2 volte, probabilmente, ormai. Visto che l'hardware costa sempre meno. Questo vuol dire anche costi più bassi, perché è vero che Dropbox, Drive, eccetera, almeno nei piani base sono gratuiti, ma se voglio un po' di più, se voglio dei servizi in più, perché la maggior parte delle piattaforme commerciali che fanno queste cose, scusate, non sto più urlando, mi sentite giù in fondo?
Ok, mica tanto. Allora, dicevo, la maggior parte dei servizi commerciali che fanno sta roba mette a pagamento non soltanto lo spazio extra, ma anche delle funzionalità extra. Vi faccio un esempio scemo. Io uso Dropbox da un po' di tempo, per esempio. Continuo ad utilizzarlo di fianco ad OnCloud, perché con persone con le quali faccio prima ad usare Dropbox che OnCloud, uso tranquillamente anche quello. Lì c'è una funzionalità che a me piace molto, che non so quanti di voi conoscano, che è la cartella public. Cioè, dentro al vostro account di Dropbox, se ce l'avete da un tot di tempo, c'era una cartella public dove, se voi mettete un file, questo lo potete da questo file potete ottenere un link che potete dare a chiunque, e questo chiunque vedrà il file direttamente, cioè senza passare, non so se avete mai provato a mandare un file via Dropbox a qualcuno. Dropbox tipicamente genera un link che vi manda ad una pagina col logo di Dropbox con scritto: vuoi questo file? Scaricalo da qua, e in qualche modo traccia quello che sta succedendo. Una funzionalità avanzata è la possibilità di mandare file direttamente con un link, e quindi anche volendo pubblicare file sul web, non so, un file PDF piuttosto che un file HTML, eccetera, gratuitamente. Questa feature, per me carina, interessante, c'era per chi si iscriveva a Dropbox entro un certo anno. Poi hanno detto: ma questa cosa è figa, la facciamo a pagamento. Scusate, questa cosa è bella, la facciamo a pagamento. La mettiamo nel piano pagamento. Ma chi ce l'ha già, non possiamo togliergliela, faremmo una brutta figura. Quindi chi si è iscritto a Dropbox entro un certo anno ha una feature in più degli altri. Ok? Queste cose con un cloud non vi succedono. Tutte le feature, e anche di più, le avete tutte gratuitamente. Sempre. Svantaggi, chiaramente, come tutte le robe, non può essere tutto rose e fiori. Per installarlo mi sono richieste alcune skill, devo capire quantomeno cosa voglia dire mettere su un web server, installarci dentro un'applicazione, eccetera, eccetera. È scritto in PHP, che comunque è un linguaggio molto diffuso, il livello di complessità di installazione non è maggiore rispetto ad installare WordPress piuttosto che Joomla, piuttosto che Transmission o robe del genere. Quanti di voi usano Transmission? Non sapete manco cos'è, fantastico. È un client per BitTorrent, questo vi dovrebbe suonare un po' di più. Peraltro c'è una versione installabile dentro OnCloud che vi scarica direttamente lì i torrent, ma vabbè. Necessità di manutenzione, l'altro aspetto. Chiaramente se vi mettete su un serverino vostro casalingo, non so quanti di voi per esempio hanno fatto degli esperimenti con il Raspberry Pi o con questo tipo di macchinari, di schede, di computer. Se voglio che il mio server sia sempre operativo, devo starci dietro un attimo. Devo perderci un po' del tempo. Se siete degli smanettoni implacabili come sottoscritto, in realtà ci giochicchiate tutto il giorno sul vostro serverino e qualcosa ne viene sempre fuori, anche se c'è un problema. Se avete le skill di qui sopra, non dovrebbe essere un problema risolverlo. Però di fatto vi dà un po' da pensare, non è Dropbox che è online il 99% del tempo. Se ce l'avete in casa e salta la DSL di casa vostra, siete senza il vostro cloud personale, potrebbe essere un problema. Però anche a questo si può ovviare in qualche modo. Adesso ho fatto 2 o 3 slide in cui non si vede niente, quindi passerò poi alla versione da browser, però queste slide saranno poi credo scaricabili o dal sito o da qualche altra parte. Nel caso mi scrivete una mail e ve le mando, nell'ultima c'è la mia mail che è facile facile. Allora, l'interfaccia web qui l'ho messa giusto per farvi vedere come sia molto simile tutto sommato a uno dei sistemi che magari usate già, tipo Dropbox o tipo Google Drive. Abbiamo le cartelle e i file contenuti nel nostro spazio. Sulla sinistra abbiamo un paio di segnalibri, diciamo, che servono ad orientarci tra i nostri file, le cose che gli altri ci hanno mandato in condivisione, le cose che noi abbiamo condiviso con altri, e distinguendo tra ciò che abbiamo condiviso per davvero e ciò che abbiamo condiviso tramite collegamento, che è un modo per condividere senza rendere proprietari del file gli altri, ma soltanto per dargli una versione temporanea del nostro file. Adesso poi lo farò vedere meglio da dentro. Qui ho messo uno zoom, un ingrandimento sulle funzionalità di condivisione. Dicevo prima, questo sistema, come altri simili, mi permette di condividere file o intere cartelle con altri utenti. Con questi altri utenti cosa posso fare? Posso specificare l'utente dello stesso server
quindi devo conoscere il nome utente in qualche modo se voglio farlo in questo modo, e dire ok, questa cartella la può vedere anche lui tra le mie cartelle di OnCloud, oppure posso spuntare sotto condividi collegamento e lì si attivano altre opzioni. Con condividi collegamento io ottengo un URL che posso dare a chiunque, anche a un non utente di OnCloud, e costui potrà scaricarsi il file che gli sto mandando senza che io glielo debba mandare per mail, per esempio, se è un file molto pesante. Qualcosina in più rispetto a Dropbox o Google Drive già lo vediamo qua. Proteggi con password. Posso dire che per aprire quel file lì prima bisogna inserire una password, perché io mi dovrò premurare di comunicare a chi è il destinatario. Posso consentire o non consentire la modifica, quindi la persona che riceve il file potrà al limite scaricare e modificare sul proprio computer, ma non potrà modificare la versione che ho io nel mio cloud, o viceversa potrà, modificare eccetera eccetera direttamente, e le sue modifiche si ripercuoteranno sulla mia versione. Possiamo anche impostare una data di scadenza. A volte capita che dobbiamo dare un file a qualcuno, ma non vogliamo che questo file rimanga online perpetuamente per tutto il mondo, eccetera eccetera. È vero che è molto difficile che una persona indovini, diciamo, il luogo dove si trova un mio file, perché nell'URL che viene generata c'è una parte tipicamente fatta di lettere e numeri messi a casaccio che rende improbabile il fatto che qualcuno indovini il mio URL. Però non si sa mai. E se io per esempio voglio dare, non so, sono un insegnante, voglio dare ai miei studenti un file con una dispensa relativa ad una lezione, ma non voglio che questi vi accedano l'ultimo giorno prima della verifica, perché voglio che studino prima, se vogliono il file gli dico lo potete scaricare fino a una settimana prima della verifica, così sono sicuro che lo scarica, forse lo scaricano tutti, o se no se lo passeranno tra di loro. Ok, versioning. Se avete usato uno di questi sistemi sapete che in realtà ho visto tanti utenti che lo ignorano, ma spero non tra di voi. Quando voi salvate qualcosa su uno di questi sistemi di archiviazione cloud, tipicamente questi sono in grado di mantenere le versioni. Cosa vuol dire? Se io apro il mio documento di Word, ci scrivo dentro qualcosa, lo salvo, lo chiudo, poi domani lo riapro, gli riscrivo qualcos'altro, lo richiudo, salvando, sul server in realtà rimangono entrambe le versioni. Io vedo sempre l'ultima, ma posso andare sul server, tasto destro, e vedere le versioni precedenti. Questa cosa è possibile anche con OnCloud, con una policy di archiviazione che è questa qua. Mentre sto lavorando su un documento, per i primi 10 secondi di lavoro, se io salvo anche continuamente, questo sarà il caso di un file autogenerato o qualche programma, lui salva uno snapshot ogni 2 secondi del mio file, fino ai primi 10 secondi di lavoro. Ogni minuto salva un file per tutta la durata dei primi 60 minuti in cui ci lavoro. Passati 60 minuti tiene una versione all'ora per le ultime 24 ore, una versione al giorno per i primi 30 giorni, oltre 30 giorni continua a mantenere una versione a settimana, fino al riempimento del 50% dello spazio di archiviazione che ho, massimo, con i file di backup. Questo vuol dire, tradotto in parole semplici, che è molto improbabile perdere un documento con questo sistema, perché per quanto io possa modificare spesso e continuamente il file, al limite avrò la versione di una settimana fa. Al limite. Quando lui raggiunge il massimo di spazio di archiviazione che ha, comincia a cancellare dai più vecchi. Quindi i più recenti ce li ho sempre e posso vedere le ultime modifiche che ho fatto. Plugin. Altro aspetto interessante che ha OnCloud e che non hanno i suoi competitor è l'estensibilità. Sapete tutti cos'è un plugin, sapete che è un'applicazione che si installa dentro un'altra applicazione, tipicamente, o un set di funzionalità che si aggiungono ad altre applicazioni. Qua ho fatto alcuni esempi, ce ne sono molti di più, adesso vi farò vedere la lista completa. Permette la scrittura collaborativa in sincrono. Cosa vuol dire? Anche qua, chi è utente sia di Dropbox che di Drive conosce la differenza tra scrittura collaborativa sincrona e asincrona. Per gli altri lo spiego io subito. Tipicamente, se ho un documento in una cartella condivisa con qualcuno, anche usando non uno di questi sistemi, ma usando un banale share di rete locale o su rete globale, se uno accede a un documento, alcuni sistemi per esempio introducono un lock per cui gli altri possono entrare in sola lettura su quel documento lì finché l'altro ce l'ha aperto.
Nel caso di Dropbox, che ho citato più volte oggi, se io faccio, inizio a modificare un documento e qualcun altro, mentre io ce l'ho aperto e Dropbox se ne rende conto, va, fa una modifica, salva il documento, lo chiude prima che io abbia completato la mia modifica che è iniziata prima, viene creata una seconda copia del documento che nel nome del file avrà copia in conflitto di e il nome dell'utente. Questo è abbastanza fastidioso, secondo me, nel senso che comunque non mi toglie del tutto da quel problema precedentemente visto della duplicazione dei file, della versione ultima, proprio ultima, giuro, da cui sono partito all'inizio. Allora, come ci aiuta OnCloud? Di base lui in realtà lavora esattamente come Dropbox, cioè duplica e fa delle versioni in conflitto di documenti e poi sta a noi smazzarci il fatto di metterle a posto. C'è un plugin però che permette di avere la scrittura collaborativa in stile Google Drive. Non so quanti di voi l'abbiano usata nella vita, però Google Drive all'inizio era famoso perché mi permetteva di fare una roba molto simpatica. Aprire un documento di testo o un foglio di calcolo o una presentazione direttamente nel browser con un editor e modificarlo. In tempo reale potevano collegarsi altri utenti con cui avevo condiviso quel documento e modificarlo con me, con l'effetto che mentre io stavo scrivendo vedevo altre righe che si scrivevano da sole. Questa cosa c'è tuttora in Google Drive, c'è anche in OnCloud, è un po' meno potente, cioè un po' meno feature, ma la funzionalità di base di scrivere un documento in contemporanea con una o più altre persone c'è e funziona. La cosa interessante è che non usa un formato proprietario come nel caso di Google Drive, dove il formato è .gdoc e lo si può maneggiare esclusivamente con l'editor di Google Drive. Lui per fare questa cosa qua usa normali file di testo, documenti di testo nel formato .odt, che è il formato maneggiato da OpenOffice, LibreOffice, ma volendo anche da Microsoft Office. Per cui voi avete la possibilità sul vostro computer di lavorarci con l'applicazione di scrittura che preferite. Via web potete invece scriverci direttamente dal browser, modificarli, inserire immagini, tabelle, quello che volete, e in più avere un'altra persona che collabora con voi che scrive sullo stesso documento, in modo tale che le modifiche sincrone siano già, diciamo, unite nello stesso documento senza creare dei duplicati. Tra gli altri plugin potete avere dentro un calendario in stile Google Calendar, diciamo, cioè un calendario che rimane online a cui vi potete collegare col vostro telefono, con altre applicazioni per poterlo leggere e sincronizzare. Una rubrica per salvarci i numeri di telefono, gli indirizzi email delle persone, varie altre cose. Potete averci una webmail dentro per cui potete accedere al vostro OnCloud e guardarvi la posta, fare cose, potete scaricarci i torrent, potete usare dei programmi per il disegno vettoriale, varie cose che sono applicazioni che si installano dentro al vostro server. Tutte le applicazioni sono listate su questo sito che ho linkato qua in fondo, che è apps.oncloud.com, cioè un marketplace, diciamo, di applicazioni. Credo, adesso non ho controllato, non sono sicuro al 99,9%, ma la stragrande maggioranza è sicuramente gratuita. Forse c'è anche qualcuno a pagamento, ma se ci sono, sono veramente poche. Come me lo installo? Quanti di voi sono già utenti Linux? Pochissimi, fantastico. Però tu sei sempre l'utente di OnCloud, giusto? Quello che alza la mano, perfetto. Allora, se usate Linux o se decidete dopo la giornata di oggi, dove vedrete un sacco di presentazioni interessantissime su Linux, se deciderete di dare una provata a questo sistema operativo libero, sappiate che installare un cloud lì sopra è molto molto semplice, perché ci sono dei pacchetti fatti già per le maggiori distribuzioni o al limite c'è un pacchetto generico che funziona virtualmente su qualunque distribuzione Linux. Se non usate Linux, in realtà c'è un installer anche per altri sistemi, tipo Windows, tipo macOS, se volete farvi il vostro server sul vostro PC di casa, per esempio. In realtà c'è un altro caso interessante d'uso, ed è la possibilità di installarlo su quello che si chiama un hosting condiviso. Chi di voi ha provato a mettere in piedi un sito usando per esempio uno dei vari servizi gratuiti tipo NetPassion, che ti danno un nome a dominio, uno spazio web gratis, oppure ha tirato fuori quei 30 euro l'anno che servono per comprare un dominio e un hosting su una delle compagnie varie che ci sono in giro, tipo Aruba, tipo Tophost, tipo non so quante dirne per non fare troppa pubblicità, però
chi ha provato a mettere in piedi un sito, per esempio con WordPress, con queste robe qui, sappia che è molto semplice mettere in piedi in una cartella del vostro sito già esistente, poniamo miosito.it/oncloud, dentro la cartella oncloud ci installo il server di oncloud. Per farlo è disponibile sul sito di oncloud uno script in PHP, semplicissimo, che pesa 9 kilobyte, lo caricate in questa cartella dove volete installare il vostro server, lo puntate il vostro browser su quello script in modo da eseguirlo sul server, e lui fa tutto quello che serve, scarica pacchetti, installa un database locale basato su SQLite per gestire tutto l'archivio della vostra roba, decide come allocare varie risorse, e in qualche minuto avete pronto il vostro server con OnCloud, a cui vi potete collegare da uno dei client disponibili oppure direttamente dal web, sempre all'indirizzo miosito.it/oncloud. Okay? Un'operazione molto veloce, se abbiamo tempo magari ve la faccio vedere dal vivo, anche se la regola dell'informatica è che le demo non funzionano mai, ma vabbè. Ci sono poi, se siete un po' smanettoni in questo senso, se per esempio usate Windows eccetera, volete fare delle prove ma senza sporcare il vostro sistema, senza stare ad installarvi cose particolari, trovate delle appliance, cioè delle immagini già pronte per macchine virtuali, per vari sistemi di virtualizzazione, VMware, VirtualBox, questi nomi dicono qualcosa a qualcuno di voi? Bene, vedo delle teste che fanno sì, quindi mi fa piacere. Docker, di cui si parlerà anche oggi, eccetera. E avete delle macchine, delle intere macchine Linux già configurate, che potete scaricarvi, sono delle immagini, le scaricate, le fate partire sul vostro computer, i vostri super moderni processori macineranno il codice che c'è dentro e vi metteranno in piedi un server dentro la vostra rete locale che è virtualizzato e che ha già un cloud pronto all'uso. Dovrete solo creare un utente amministratore e sarete pronti. Tutte le istruzioni per questa cosa qua sono disponibili, e adesso ci vado per davvero, sul sito di OnCloud. C'è una pagina che si chiama Download, dentro la quale, vedete, tornando indietro di un passaggio, avete uno Download OnCloud Server, se volete mettervi sul vostro server, avete il pulsante Download che vi manda alle varie opzioni di cui vi ho appena parlato, quindi c'è il file archivio, è l'opzione più semplice dal punto di vista di come è impacchettata, forse meno semplice da installare, nel senso che dovete fare tutto da soli, non ha un installer automatico. Sono i file da mettere sul server, da configurare a mano e da lanciare. Questo è il web installer, la seconda scheda, cioè uno script che vi scaricate, fate partire sul vostro server e vi installa nella cartella dove si trova l'OnCloud. I pacchetti per le distribuzioni, ocio, se per l'unico utente Linux, dentro alle distribuzioni Linux c'è ogni distribuzione degna di questo nome ha un package manager, cioè un sistema che vi permette di installare software pescandolo da dei server legati a quella distribuzione. Ora, nel caso di Ubuntu, che è la più diffusa, che è anche quella che gira su questo computer, c'è un cloud sui server, quindi potete dare semplicemente un comando dal terminale e dire installami il server e il client, per esempio. Semplicemente le versioni sul server, per questioni di sicurezza, di manutenzione, eccetera, sono sempre un po' più indietro come numero di versione rispetto a quella che trovate sul sito ufficiale, che comunque è pacchettizzata per le maggiori distribuzioni. Questo cosa vuol dire? Che a volte succedono cose bizzarre, tipo installo un cloud tramite lo script, quindi mi installa l'ultima versione disponibile, poi scarico dal repository della mia distribuzione il client, ma è una versione troppo vecchia e non parla con la versione nuova che c'è sul server. Quindi se volete essere sicuri che tutto funzioni, scaricate sempre le versioni che sono sul sito, perché sono le più aggiornate e ci sono comunque per ogni sistema. Appliances, dicevo prima, sono appunto le immagini delle macchine virtuali. Quindi qua avete una scheda per il download. Qua, come vedrete, c'è anche un bottone providers che vi indirizza a una lista di siti che sono servizi gratuiti o non gratuiti, dove qualcun altro ha installato un cloud sul proprio server, fa per voi la manutenzione, vi permette di accedere e avere dello spazio gratis o a pagamento, quindi in modo del tutto analogo a Dropbox, eccetera, eccetera. Per sincronizzare i vostri dati ci sono tutti i client per computer, c'è il client per Windows, per Mac e per Linux, ok? Che dicevo, sono tutti e tre gratuiti e li potete installare appunto sui vostri sistemi. Nel caso delle mobile apps avete la versione per iOS ovviamente sull'App Store di Apple, la versione ufficiale per Android su Google Play,
C'è una versione per BlackBerry che è gratuita, ma che in termini di valutazioni stelline fa abbastanza pietà, però c'è ed è gratis anche per BlackBerry. Su Amazon c'è la versione sempre per Android. In realtà ci sono poi delle altre applicazioni, per esempio su Google Play, tra le applicazioni simili troverete che c'è per esempio OCloud, quindi con O invece di Own, che è sviluppato da una società tedesca, che ha il suo servizio di cloud storage basato su OnCloud, ma dà gratuitamente un client compatibile anche con la vostra installazione personale. Quindi senza cacciare un euro potete usarlo tranquillamente anche su Android per i vostri file personali. Tornando un attimo indietro, vi faccio vedere invece un po' l'uso di un'installazione. Questa è una delle due installazioni che ho su uno dei due server dove l'ho installato. Un aspetto interessante è che, a differenza di altri sistemi simili, un'altra cosa in più che ha è la possibilità di usare il client sul mio computer per sincronizzare più account diversi. Quindi io posso avere, per esempio, uno un cloud installato al lavoro e uno installato sul mio server di casa e sincronizzarli sullo stesso PC. Col vantaggio che posso appunto tenere separate le cose banalmente, aumentare lo spazio senza dover comprare altri hard disk se ne ho bisogno. E l'altro vantaggio interessante è il fatto che tra di loro diverse installazioni di OnCloud su server diversi si possono parlare. Cioè io posso, quando vado in modalità, quando vado a cliccare su Share, che è quel bottone su cui avevo cliccato nella slide che ho fatto vedere. Scusate, arrivo subito. Allora, proviamo a zoomare un po' che magari si vede meglio. Allora, questo è l'equivalente di quella slide che stavo facendo vedere prima. Ecco, se però evito di cliccare a caso. Ok. Quando clicco sul pulsantino di condivisione che ho sulla destra rispetto a ogni file e ogni cartella, mi appare questa mascherina che mi chiede con chi lo voglio condividere. Allora, se metto un nome utente, per esempio Andrea nel mio caso, e non sono io che sto condividendo, quest'altro utente riceve una mail dal sistema che gli dice: guarda che quest'altra persona ti sta condividendo una cartella o un file, e bom. Posso farlo anche su quello che lui qua dentro, non so se si legge dalla distanza, lui chiama remote users, cioè se invece che solo il nome utente metto nome utente, chiocciola e l'indirizzo del server dove so che è installata un'altra istanza di OnCloud, quindi un altro server rispetto a quello dove mi trovo, se entrambi i server hanno, e questa è un'impostazione predefinita, hanno spuntato nelle loro impostazioni di accettare connessioni di questo tipo, io posso condividere una cartella con un'altra istanza, faccio un cloud federato di fatto, cioè posso avere backup dei miei dati anche su un server che sta dall'altra parte dell'oceano, semplicemente con una condivisione che passa attraverso questa roba qua. Posso anche, questa è un'altra cosa che non trovo normalmente nella maggior parte dei sistemi di cloud storage commerciali o se c'è a pagamento, la possibilità di creare dei gruppi di utenti, quindi posso raggruppare più persone che stanno sullo stesso server dentro ad un gruppo a cui do il nome classe quinta A, e lì dentro so che se condivido una cartella con la classe quinta A tutti gli utenti ricevono l'invito in un colpo solo, per esempio, o ricevono il link al singolo file in un colpo solo. Ok, quanto tempo abbiamo ancora? Mica tanto. Allora, in questo caso vedete un caso di link, spero sia leggibile anche dalla distanza, c'è l'indirizzo del server, nel mio caso mangiatordi.net, che è il mio sito personale, /OnCloud, index.php che è quello che fa da filtro per tutto, /s che starà per share, e poi una serie di lettere e numeri a caso. Questo fa in modo, appunto, come dicevo prima, che l'indirizzo del mio file o lo so o non lo posso indovinare. È molto difficile da tirare ad indovinare, ok? Poi c'è la possibilità, come dicevo, di proteggere con password o di impostare una data di expiration, cioè in cui quella condivisione lì si autoannullerà. Ok, tutto chiaro? Bene, interessante? Bene, grazie, sono felice. Allora, torniamo un po' indietro. Volevo farvi vedere, prima di chiudere, e prima di darvi un po' di spazio per eventuali domande, il discorso dei plugin a cui ho accennato prima. In alto vedete che
come impostazione predefinita di fianco alla nuvoletta che vi riporta sempre, diciamo, alla vostra home, alla cartella dei vostri file, avete la dicitura files, cioè qui stiamo vedendo i file. Se ci cliccate sopra appaiono altre cose interessanti. Come per impostazione predefinita ne avete tre attive, che sono files, activity e pictures. C'è anche la versione in italiano in realtà, mannaggia a me che ho lasciato quella in inglese qua. Vabbè, activity cosa fa? Vi fa vedere cosa è successo ai vostri file, vi fa una cronologia di chi ha modificato cosa nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Pictures vi permette di vedere in un colpo solo tutte le immagini salvate dentro il vostro OneCloud e di fare una gallery visibile via web. Per cui senza stare a scaricarvele tutte su un nuovo computer, andate da browser, se volete far vedere le vostre foto di vacanze alla vostra prozia che abita dall'altra parte d'Italia, potete mandarle un link in condivisione e lei vedrà la gallery, tipo come la può vedere su Facebook piuttosto che altro, ma tutto rimane sul vostro cloud. Webmail, l'ho installata ma non l'ho configurata, quindi non sto ad aprirla, vi dà la possibilità di configurare un account mail POP o SMTP, quindi di leggere la posta che sta su un server remoto direttamente dal vostro sito on cloud, quindi mantenendo il vostro client in un posto sicuro. Questo lo posso anche aprire per farvelo vedere. Il calendario, vedrete, ricalca molto da vicino altri software simili di calendario, qui c'è la visualizzazione per mese. Posso creare più calendari, condividerli con altre persone, scaricarmeli per usarli con applicazioni che gestiscono agende e calendari, modificarli, cancellarli, dargli dei colori, eccetera, eccetera. Ok, e il... no, che cacchio... ok. E per inserire un appuntamento basta cliccare nell'area del calendario, metto dentro il mio appuntamento, metto dentro il mio impegno, eccetera. Posso mettere dei promemoria, insomma, è una soluzione di calendario assolutamente completa, che però rimane nell'intimità dei vostri server e non dovete darle in mano a qualcun altro che può sapere cosa state facendo e quando. Ok, piccola chicca, per chi di voi, abbiamo già detto prima che non molti di voi lo usano, però avete mai sentito parlare del Raspberry Pi? Sì, ok, tu lo usi, perfetto, bravo, bravo, nel senso, non c'è niente di meritevole di per sé, dipende cosa ci fai. Raspberry Pi è un board, peraltro neanche del tutto open, devo dire la verità, però abbastanza vicino a una logica open, dove girano varie distribuzioni Linux, per esempio. Lo potete usare per fare un server casalingo a bassissimo consumo, si alimenta con da una normale presa USB come un cellulare, quindi appunto consuma pochissima corrente, lo potete lasciare acceso tutto il giorno senza accorgervene, e è in grado di gestire vari servizi, in particolare la versione 2 che ha 4 processori, 1 giga di RAM, è abbastanza potente. Lì sopra potete installarci OnCloud con un comodo script che trovate a questo indirizzo, che appunto potrete cliccare quando scaricherete le slide se vi è interessato il mio discorso, e lì trovate uno script in bash, uno script SH, quindi pensato per la linea di comando di Linux, che vi fa da solo il download e la configurazione di tutti i pacchetti che servono, prendendosi anche la briga di fare una cosa che ho dimenticato di dire prima, che è impostare una connessione protetta al vostro server. Cioè avete in mente quando andate su un sito e c'è la connessione in HTTPS invece che HTTP. Okay? Quello vuol dire che i dati che transitano tra voi e il server sono criptati secondo una chiave di cifratura che è di proprietà del padrone del server. In questo caso siete voi. Vi potete creare una chiave autofirmata, quindi la prima volta che accederete il vostro browser dirà occhio perché potrebbe non essere sicuro, fallo solo se ti fidi di chi l'ha fatto, siete voi, quindi vi fidate e andate. Da lì in poi tutte le vostre connessioni, i vostri scambi di file tra il vostro client e il vostro server saranno protette da questo sistema. Ok, il Raspberry Pi vi invia per 30 euro giù di lì, quindi con 30 euro e un caricatore per cellulari potete avere un computer connesso ad internet in casa vostra che stia online tutto il giorno, a cui potete attaccare un hard disk della dimensione che volete. Ok, prima di passare alle domande, se ci sono, chiudo soltanto facendovi vedere, visto che ne ho parlato più volte ma non ve l'ho fatto vedere, il client installato su un computer. Semplicemente è un'iconcina nella vostra barra di sistema che vi dice, in questo caso dalla distanza temo non si veda molto, però vedete che c'è un'iconcina sul verde qua,
significa semplicemente che tutto è sincronizzato. Se io modifico un file, un po' in stile Dropbox, succede che quell'icona cambia colore, diventa blu e con una rotellina che gira per dirmi che sta sincronizzando i cambiamenti che ho fatto sul server. Quando torna verde vuol dire che tutto il mio lavoro è stato salvato. Leurenda cadurme non va bene. Salvo il mio file, dopo un attimo vedrò, esatto, che l'icona cambia colore, torna verde, vuol dire che ha recepito che io ho fatto le modifiche, le ha sparate sul server, e adesso il mio file così modificato non ce l'ho solo io sul computer, ma c'è anche sul server. Peraltro, sul server alcuni tipi di file possono essere aperti. Se torno in modalità file e faccio per esempio doppio clic su questo file PHP, che alla fine è un file di solo testo, mi permette di aprirlo direttamente dal browser e di vederne il contenuto, addirittura con una lussuosa syntax highlight, cioè mi fa vedere colorati diversamente. Ecco che ovviamente, eccolo, vedete che le varie parti del testo sono colorate diversamente perché riconosce che è scritto in un linguaggio di programmazione e quindi evidenzia diversamente i vari elementi di questo linguaggio, e posso anche andare a modificarlo e salvarlo direttamente dal browser. Questo lo fa con i file di solo testo, quindi tutti i file che usate per linguaggi di programmazione vari, e con i file di OpenOffice.